Salve ragazzi, vi sarà sicuramente capitato di dover inviare un'email con un allegato troppo grande e dover essere così costretti ad affidarsi a siti di web hosting come ad esempio RapidShare. Se volete una soluzione più rapida e pratica e veloce e semplice nell'utilizzo, allora il sito WeTransfer è il sito che fa per voi. Per prima cosa quindi collegatevi al sito www.wetransfer.com. E seguite appunto le istruzioni in italiano. Il servizio è gratuito, consente di caricare file fino a 2 giga, non c'è bisogno di nessuna registrazione e i file vengono resi disponibili per 2 settimane. Quindi clicchiamo su inizio. Carichiamo rapidamente il file tramite il riquadro dedicato, scegliamo il nostro file, inseriamo l'email del destinatario, possiamo aggiungere fino a 20 indirizzi, quindi mettiamo dagli. E quello del mittente, ossia la nostra davide.casaburi@gmail.com. Volendo è possibile anche aggiungere il testo opzionale. Ed infine quindi clicchiamo su Trasferisci. Accettiamo i termini del contratto, ok, ed attendiamo il caricamento del file. Ovviamente è possibile caricare anche più di un file, l'importante è non superare i 2 giga di dimensioni in totale. Una volta completato il caricamento dei file, veniamo quindi notificato della ricezione via email della conferma di avvenuto invio, quindi clicchiamo su ok e controlliamo la posta in arrivo. Ecco qui, questo è l'email del destinatario, nostra immagine. Come vedete, esce il messaggio da chi è stato inviato, ossia davide.casaburi@gmail.com, e il file per scaricarlo basta semplicemente cliccare su download. Quindi clicchiamo su download. Ok, e il download è iniziato correttamente. Per quanto riguarda invece l'indirizzo di colui che ha inviato il messaggio, vediamo la presenza di un'email che ci informa del caricamento completato e ci dice quindi che i nostri file sono stati inviati con successo. Non appena il destinatario avrà scaricato il file, riceverà un'email di conferma. E dato che comunque il file rimarrà per 2 settimane, il 3 novembre verrà quindi cancellato. Ok, co come potete vedere è finito il download, quindi adesso dovrebbe essere arrivata l'email. Aggiorniamo. Ed ecco che quindi è arrivata la conferma di avvenuto download da parte della persona a cui abbiamo inviato l'email e siamo quindi sicuri che il file è arrivato a destinazione. E con questa la nostra guida è terminata. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci su www.we-tech.eu e alla prossima.